Per me l'arcobaleno è imparare a prendermi il merito di ciò che creo e ascoltare cosa pensano le persone del mio lavoro. Non è facile esporsi al giudizio degli altri, ma mi rende una migliore stilista e compagna di squadra giorno dopo giorno. Voglio dire una cosa. Quando qualcosa va storto, ricordatevi di ciò che amate. La vostra arte e gli amici più leali. Ora alziamo il volume della musica! Certo! Sono le 9 passate. Dove sono finite? Se ne saranno scordate. Noi non ci scordiamo mai di nulla. Non dimentichiamo mai e poi mai. Mai e poi mai. Seguiteci! Wow, quante pieghettature! Quanto ci hai messo a crearle col ferro da stiro? Diciamo che ci ho dedicato tutto il tempo necessario. Mi ricordano molto i ventagli di carta cinesi. Complimenti! Wow! Amaya, hai davvero fatto tesoro dei miei consigli! Parlamene un po'. Mi sono resa conto che le cuciture erano affrettate prima, così ci ho dedicato più tempo per farle risaltare. Ho anche usato del filo dorato che ho comprato in saldo da Muse Fabric. Questi dettagli in oro fanno letteralmente risplendere il tuo lavoro. Lo sai, mi ricorda un po' l'arte giapponese del kintsugi. Gli artisti riparano le ceramiche rotte riempiendo le crepe d'oro per metterle in risalto. Sì, è ciò a cui mi sono ispirata. Credo che sia un modo splendido di riparare oggetti che altri avrebbero buttato. Sono d'accordo. E questo vestito è arte, è moda, è davvero... stupendo! Già, ha proprio ragione. Attenzione, Rainbow High! Holly e io abbiamo un annuncio per voi. Conservate gli applausi per la fine. Io e Laurel terremo oggi le audizioni per un nuovo spettacolo che è stato scritto da noi. Verrà diretto ovviamente da noi. E di cui siamo le protagoniste. Non c'è niente che non sappiamo fare. Potete partecipare ai provini anche se non studiate recitazione. E chi verrà scelto dovrà saper pattinare sul ghiaccio. Per lo spettacolo metteremo vero ghiaccio finto sul palco. Non è mai stato fatto prima d'ora! E per voi, povere anime in pena che non sapete recitare, ci sono dei modi meno nobili per aiutare a realizzare questo pezzo di storia. Questa vacanza nello chalet delle sorelle sfavillanti sarà una favola. Che aria pura! E che buon profumo di cioccolata! Di cioccolata! Ehi, ma sei davvero tu? Non posso crederci! Ciao! Vieni a pattinare, ho appena iniziato! Sei scomparsa nel nulla ben 5 anni fa! Cosa? Ma com'è possibile? I miei pattini hanno fermato il tempo! Non avrei mai dovuto prenderli da quelle due super bellissime ma perfide ammagliatrici! Forse posso spezzare l'incantesimo. Ho sempre avuto una cotta per te. Davvero? Anch'io ho sempre avuto una cotta per te. Per la nostra lussuosa ragnatela abbiamo usato un raro tessuto indonesiano. Delicato ma anche forte, proprio come la tela di un ragno. Oh! Alle volte... le pressioni della scuola possono farci sentire come una mosca intrappolata in una ragnatela. Ma se riuscite a cambiare prospettiva, potete essere voi a tessere la vostra tela. Oh! E così la trappola diventa una risorsa. Mi serve un... Io ho 3 regole. Non fate del male ai miei amici, non rovinate le mie creazioni e niente surf quando è buio. Sai, ho trovato delle conchiglie carinissime sulla spiaggia l'altro giorno e... Oh! Questo è un fischietto da bagnina, Simone. Si usa per salvare vite. Beh, ma questa è un'emergenza, Ali. Allora, dimmi, hai già chiesto a Finn di uscire? No, siamo davvero ottimi amici e... non so bene che cosa provi lui per me. Ah... è così romantico iniziare una storia con il proprio amico. Dovevo
volevo proprio catturare la vostra espressione. Non preoccupatevi, farò scatti migliori alla festa di stasera. Parto da Ale. Sei una stilista di talento e un'amica leale. E in quanto bagnina salvi sempre la vita a tutti. Ma ricorda di dedicare del tempo a te. Sì, la tua eroina. Ciao, studenti del primo anno. Io sono Coco Vanderbolt e... Pronto a parlare, Coco? Ok. No, no! Ho tutte solo caramelle rosse nel camerino di Melin. Soltanto rosse, non bordeaux. Benvenuti al laboratorio sugli eventi. Ci occuperemo di ogni aspetto. Il mio motto per la Rainbow Vision è SNC. Stringete nuovi contatti. Se non conoscete almeno 15 persone nuove al giorno, state sbagliando qualcosa. È chiaro? Glitch! Non voglio assillarti, ma mi chiedevo se hai pensato alla mia proposta di farti da agente. In effetti sì, a dire il vero ho già firmato un contratto con qualcun altro. Ho bisogno di un agente che mi aiuti a ottenere davvero quello che voglio. E non penso si tratti di una persona che frequenta la Rainbow High. Sai, Coco, le Neon Shadow ancora non hanno scelto un agente. E noi non abbiamo problemi a lavorare con una studentessa della Rainbow High. Neon Shadow, tocca a voi! Non c'è fretta, guarda la nostra esibizione e più tardi ne riparliamo. Grazie mille, Rainbow Vision!